Come funzionano gli ordini condizionati, stop, limit? Come mi devo comportare con la piattaforma di trading? Beh, innanzitutto è importante capire come funzionano gli ordini condizionati, cioè qual è la loro logica, perché dovrei scegliere un ordine stop o un ordine limit, qual è il funzionamento e qual è il significato, perché poi bisogna capire che noi stiamo parlando con una piattaforma di trading, quindi ciò che diciamo alla piattaforma di trading di fatto è sviluppami il mio progetto di investimento. Quindi immaginiamoci, per fare un esempio, che le azioni della Apple in questo momento stiano seguendo una tendenza rialzista e che in questo preciso momento io immagino che questa tendenza rialzista prosegua. Che cosa vado a guardare? Beh, vado a guardare il prezzo attuale e decido che se il prezzo attuale dovesse raggiungere 133 dollari, a me piacerebbe comprare questo titolo. Quindi sostanzialmente io guardo la piattaforma e dico: adesso il prezzo è 132,9. Se il prezzo sale e raggiunge 133, quindi se il prezzo è maggiore o uguale a 133, allora compri. Ecco, questo esatto significato si trasforma in buy stop 133. Cioè io devo dire alla piattaforma di investimento: comprami se il prezzo della Apple raggiunge o supera 133 dollari, poiché adesso siamo più in basso. Però io potrei avere anche un'idea differente, cioè io potrei dire: guarda, adesso sta a 132,9, ma sì, ho un'idea rialzista, però non voglio entrare subito. Io voglio comprare se il prezzo torna a 132. Quindi se ritraccia a 132 voglio entrare per prendere maggior slancio, no? Per avere un prezzo di carico migliore. Bene, come faccio a dirgli una cosa del genere? Perché non è uguale a quella di prima. Cioè io ora sono a 132,9 e devo dire: se il prezzo scende e va giù, quindi diventa minore o uguale di 132, allora compra. Vedi, è cambiata proprio la relazione, quindi come faccio a dirglielo? Non posso dirgli come prima, dovrò dire in un altro modo e glielo dirò così: buy limit 132. Ecco, questi sono i dettagli che bisogna conoscere per costruire poi operativamente il proprio progetto di investimento. E come si fa fisicamente sulla piattaforma? Beh, andiamola a vedere. È piuttosto semplice. Per prima cosa scriviamo il nostro ticker della Apple, gli diciamo che sono azioni, e vedi, 132,98. Primo caso, voglio comprare se il prezzo raggiunge 133. Bene, compra. Non farla scadere oggi perché comunque è domenica, quindi tieni conto di tenere quest'ordine in macchina, quindi GTC. Stop. 100 azioni della Apple al prezzo di 133 e trasmetto. Chiaramente mi dirà i margini, eccetera. Situazione completamente diversa. Io voglio comprare la Apple, quindi compra, sempre GTC, questa volta limit, sempre 100 pezzi a 132. Trasmetti. Ecco, abbiamo sostanzialmente realizzato i due diversi progetti di investimento utilizzando due diversi tipi di ordini condizionati. Stiamo trasformando il linguaggio matematico di compra se il prezzo è maggiore, compra se il prezzo è minore, in un preciso ordine da dare alla piattaforma. Nel prossimo video ti insegnerò gli ordini condizionati complessi, quindi vedremo gli ordini OCA e gli ordini bracket. Ti aspetto, ciao!